tu devi stare solo zitto, perché ti sei seduto anche sul concetto di fistallone. È che me lo sono dimenticato. Hai guardato un quadro normale da 3 chilometri. Ha parlato quello che non sbaglia mai. Sì, mi fai una rabbia, guarda. Sì, ma... Lo vedi che sei un cretino? Questa è la dimostrazione che sei un cretino. Bestie! Cosa tocchi? Cosa tocchi? Non c'è niente. Ma come non c'è niente? È un'opera d'arte. Lanciulata. Non l'hanno ciulata! Sei di fronte a un capolavoro di Jean Fofon! Al francese! Bella bestia! Questo è il maestro del coinvolgismo. L'artista ha messo a disposizione il suo spazio vuoto perché vuole che sia tu un fruitore a riempirlo. Cioè lui non ha fatto un cazzo, ha detto tanto la gente poi ci vede quello che vuole e io me ne lavo le mani. Possibile che non capisci che sei di fronte a un esempio di democrazia creativa? È come se l'artista, colui che sa, dicesse a te colui che non sa: Giovanni, dimmi cosa vedi. Aldo. No, l'arte non è solo pura immediatezza. Beh, guarda, l'arte, bisogna che ci sia una riflessione intellettuale. No, dai. Non fate i cretini, dai, venite, dai, venite, no, via, dai, venite. Sembra... Ma non di qua! Non di qua! Questo è lo spazio sacro inviolabile dell'arte! Ma questo va visto da vicino o da lontano? Se possibile, a furia di frequentarlo diventerai più bestia di lui. È difficile però. Ma se ti applichi ce la fai. Sì, se mi applico sì. Possibile che non capisci che hai un'opportunità incredibile. Tu che normalmente pulisci la spazzatura, puoi diventare artista. Basta che tu ti lasci andare e dica che cosa vedi. Cosa vedi? Cosa vedi? Vedo... Sai quando la lingua è un po' allappata? Sì. E c'è quella patina bianca. Che scivola e non scivola. Bravo. Vedo come se fosse tutto appiccicato, un po' allappato. Ah, beh, può essere. Può essere. Ehi. Ehi, vieni via di qua. Vieni via di qua. Questa è una scultura. Sì. Questa è una scultura di Zangeli. Vieni via di qua. Sì. Hai capito? Aia. Ma cosa fai qua dentro? E sono incastrato, non riesco a uscire. Ma come cazzo fai a incastrarti in una scultura? Ma che ne so, ero qui tranquillo, mi hanno spinto. Ma chi ti ha spinto? E non so, ho sentito quattro... La tua idiozia ti ha spinto! No, erano quattro persone, non le hai viste? Quattro persone, io non ho visto niente. Non le sentite? No, non le ho sentite. Vabbè, dai, aiutiamolo, spingi. Pazzo! C'ho ancora la fontanella aperta e tu ci metti tutte le quattro dita dentro. È vero, ha la testa molle. Vabbè, allora piega le orecchie e... Ma che fai? C'è la cartilagine fragile, se fai così si spezza. Si spezza se ce l'hai tutte, lo però. Lo scopri adesso che hai dei problemi cerebrali questo qua. Lo so. Adesso lo scopri? Cioè, facciamo qualcosa, guarda, t'ammazzerei di botte. Vabbè, parcheggio e ci mettiamo d'accordo. Guarda che l'arte merita rispetto! Hai capito? Ma perché te la prendi con me? Sono scivolato su una buccia di banana. Prima hai detto che ti avevano spinto. Signore, perché non lo incenerisci? Perché? Ma io ho capito cosa è successo. Cioè lui, avendo la testa molle, quando si mette in questa posizione le endorfine gli gonfiano la testa e non può più... Non ha endorfine, ha letame nella testa. Il letame fermenta e non può... Endorfine. Vabbè, non so, cosa facciamo? Cosa facciamo? Dai, prova a tirarlo. Tiro, dai, tiro. Cretino, che non sei altro. Guarda. Vieni, dai.
Ma Giovanni, ma dai, ma che modi rozzi e trinariciuti, dai, su. È troppo strattone. Dai, strattone, come così, faccio? Così, tira con Giacomino, parsimonia, ma c'hai il telefono in tasca? Giacomino, c'è il telefono in tasca? Non ho il telefono, sai che non lo uso il telefono. Allora è peggio di quello che pensavo. Vado a chiamare il custode. Beh, oh, porca vacca, Aldo. Cosa? Ti sei tagliato l'orecchio, sanguina l'orecchio. Sì, che si è sfregato contro. Aia. Ma è un po' di sangue, poca roba. Aspetta, non preoccuparti. Ma che cavolo fai? Ma neanche mia madre quando ero piccolo sputava e mi metteva la saliva. Cicatrizza! Ma che è la tua? Che è piena di batteri la tua saliva. Ma che batteri? C'è la salivazione di un varano. Ma che difficile. Che se morsica un cavallo muore di cancrena. Comunque sono preoccupato perché l'artista lavorava con materiali di recupero ferri arrugginiti, pericolo tetano. Aia, aia. Devo fare l'antitetanica. L'antitetanica l'ho già fatta. E richiamo? Ma che deficiente. Ti lascerei morire tra i dolori più atroci del tetano. Se non che ti sono amico e ti faccio il richiamo. Ma tira fuori la siringa del prendere. C'è la siringa in tasca. Metti che mi morde un cane. Ma quella è l'antirabbia. Sì. C'ho anche l'antirabbica, ce l'ho tutte e due. Ah però. Certo. Vabbè, dai, allora dai, massaggio facciamo un po' le chiappe. Rilassati. C'è anche l'antivarano. C'ho tutto, c'ho. Aia! Cioè, ma sei scemo, ma dove guardavi? Me l'hai fatta a me! Ma tu, scusa, ti metti lì davanti, scusa! Ma non distingui il culo! Ma Giovanni, culo è culo, ma dai! Ma no, c'è culo è culo! Pensa a Dolce e Gabbana! Bella, sono diversi. Rilassati, Sì. Spammi. Aia! Oddio, ho sbagliato. Hai rotto dentro l'acqua? No, ho fatto l'antirabbica. Vabbè, lo facciamo mordere da un cane quando esce. Ma siete dei cretini. Ma il cane deve avere la rabbia. Quattro calci nel culo, vedi come si arrabbia, Aldo. Vado a chiamare il custode, così la smettiamo questa pagliacciata. Dai. Chiama il custode. Aspetta, che figura ci facciamo? Allora, ascoltami bene. È presente quando l'anello non esce dal dito perché il dito magari si è gonfiato, quindi l'anello non esce? Certo. No? Cosa si fa in quei casi lì? Si prende acqua e sapone e l'anello scivola via. Il sapone, è vero. È il sapone il trucco. Giusto. Bella idea. Mi sembra una bella idea. Tu c'hai la schiuma da barba in tasca? Certo, metti che incontri una ragazza. E cosa le fai, la barba? Ti fai trovare preparato, scusa. Ma chi cavolo sei, è tabeta? Ho tutto ciò. Intanto ti tiro fuori c'hai dai guai. Un monociclo lì dentro. Bravo, cioè. Io lo sfilo io. Oh. Voilà, vai, è venuto via, che è un piacere. Bello. E siete però convinti di quello che avete fatto? Cioè, non vi morde la coscienza un pochettino? Forse non abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo. Lo stai dicendo? Che senso? La testa deve uscire, non l'anello! Hai preso l'anello, ma sei un cretino! Perché mi dava fastidio l'anello a me? Attenzione, si avvisano i gentili visitatori che la galleria chiude per il weekend. I sistemi di allarme saranno attivati tra pochi secondi. Oddio. Ciao Aldo, Amici, aspettatemi! Che ci sia una riflessione intellettuale. No, dai, non fate i cretini, venite via. Sembra... Ma andate qua! Oh, Aldo. Oh, mia bella Madonnina. Che te brille di lontano, qui ti adora e vicinina, ti te do la mia amica, so che ti sei la